Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete potuto immaginare sia dal titolo che dalle scritte comparse nel video, quello che avete appena visto non è stato altro che il mio secondo test sulla salita del Monte Generoso. Prima di dirvi però i risultati che sono riuscito ad ottenere rispetto al mio primo test, ho pensato di darvi un'infarinatura e quindi spiegarvi il perché di questo test per quelli che magari non hanno compreso bene il significato oppure per coloro che stanno guardando questo video per la prima volta come primo video del mio canale. I motivi per cui ho pensato di inserire questo genere di test all'interno della mia preparazione sono essenzialmente due. Il primo motivo è che l'idea di fare un test dove mi confrontavo con un mio tempo da dover migliorare era sicuramente una delle cose che più mi stimolava a far meglio e a concentrarmi durante la mia preparazione, e secondariamente, essendo che non dispongo di alcuni ausili come misuratore di potenza, mi era un po' più difficile capire bene o male qual era il mio andazzo per quanto concerne i miei miglioramenti, e quindi il fatto di dovermi confrontare con un tempo mi dava modo in maniera abbastanza dettagliata e accurata di comprendere più o meno verso che margine di miglioramento andavo incontro. Questo test, per un motivo anche legato all'affaticamento che mi va poi a causare, ho pensato di effettuarlo tendenzialmente ogni 45-60 giorni. Difficilmente mi capiterà infatti prossimamente di andarlo a provare a distanza di 30 giorni, e proprio per questo motivo, ecco, non saranno tanti, però sono sicuramente molto utili. In vista del mio doppio Everesting ho comunque un obiettivo che mi piacerebbe raggiungere riguardo questo genere di test. Infatti verso gli ultimi di aprile o comunque i primi di maggio mi piacerebbe riuscire a raggiungere un tempo prossimo ai 36 minuti. L'idea di raggiungere questo obiettivo è legata semplicemente al fatto che più riesco a percorrerla in minor tempo e più durante il mio doppio Everesting avrò un margine con il quale riuscire a stare entro l'ora per quanto concerne il ciclo salita e discesa. Infatti per percorrere la discesa ci vogliono circa 14 minuti o 15 se si vuole rimanere comunque in sicurezza, e quindi la mia idea sarebbe quella di mediamente percorrere la salita al di sotto dei 45 minuti. Quindi il fatto di riuscire a percorrerla da fresco attorno ai 35-36 minuti, questo sì a ritmo abbastanza massimale, mi consente di avere più o meno quei 10 minuti che con un ritmo, ecco, più blando rappresenterebbero quel margine che posso poi permettermi. Infatti a me mi piacerebbe concludere il doppio Everesting entro le 24 ore, e calcolando più o meno 2 ore di pausa, ecco, il ritmo sarebbe quello di una salita e discesa tutto compreso all'interno di un'ora. Fatto questa piccola premessa, questa infarinatura, è arrivato il momento di svelarvi quanto è stato il mio tempo su questo secondo test. Nel primo test corso a gennaio il tempo era esattamente di 43 minuti e 13 secondi. Prima di questo test la preparazione che avevo alle mie spalle non era delle migliori, infatti era un periodo in cui ero in una fase abbastanza di mantenimento, se così si può dire, anche se la mia condizione fisica, diciamo, che non era molto stimolata sotto l'aspetto del ciclismo, e questo è saltato sicuramente fuori, essendo che come secondo test il miglioramento, il margine di miglioramento è stato abbastanza netto. Infatti in questo secondo test ho raggiunto un tempo pari a 40 minuti e 42 secondi, ovvero 2 minuti e 31 secondi più rapido rispetto all'ultima volta. In questa seconda occasione mi posso ritenere sicuramente soddisfatto del risultato perseguito. Infatti io avevo come aspettativa massima quella di scendere al di sotto di 40 minuti, però per vari motivi non è stato possibile, e comunque sono conscio del fatto che comunque 2 minuti e 31 secondi sono comunque tanti, e viste queste 8, appena 8 settimane trascorse, ecco, non mi posso lamentare. Quello che sicuramente è cambiato rispetto alla scorsa volta è stato sicuramente il ritmo nella prima fase, nei primi 5 km, dove so di aver spinto molto di più, e anche guardando un pochettino su Strava alla fine siamo attorno a 1 minuto 45 risparmiato rispetto agli ultimi 4 km e 81, dove praticamente sono riuscito a mangiucchiare quei 45 secondi e non di più. Per quanto concerne invece la mia programmazione, in questo momento metterò un pochettino, non dico da parte, ma comunque lascerò lì fissi i miei allenamenti a settimana per quanto concerne il rafforzamento muscolare, quindi i pesi. Cercherò infatti di mantenere più o meno uno o due allenamenti a settimana. E per quanto concerne invece i chilometri andrò ad aumentare, riducendo per quanto concerne le proporzioni
e le percentuali, ecco, sul totale, quelli che sono i lavori specifici, che saranno sempre di meno se confrontati con i chilometri totali a settimana. Arrivati a questo punto, il video giunge al suo termine, io quello che dovevo dire l'ho detto. Se hai l'interesse, ti lascio la possibilità di iscriverti al mio canale e di lasciare eventualmente qualche commento, se non qualche proposta su ulteriori video da fare in vista di questo doppio Everesting. Io quindi vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!